Benvenuti a Vivi Giappone, ci troviamo dopo tanto tempo ad Akihabara, la mecca degli otaku, la mecca degli amanti videogiochi, manga, anime, cosplay e chi più ne ha più ne metta, ma oggi non parleremo solamente di questo, parleremo in verità di religione legata appunto ad Akihabara. Di che sto parlando? L'avete già visto dal titolo, ma andremo a vedere un santuario Shinto vicino qui ad Akihabara, che ha una particolarità, uno forte legame con gli otaku della zona. Dall'altro non veniamo, ho fatto una live l'anno scorso, un bel video 3 anni fa, a cui vi rimando, ma bando alle ciance, entriamo nel vivo della puntata e via. Ed eccolo, è il Kanda Jinja, conosciuto anche come Kanda Myojin, che oggi a quanto pare ha anche un bel Matsuri, sono proprio fortunatissimo. Benissimo, benissimo. E vediamo, aspetta, vediamo che succede, perché questa non me l'aspettavo. Oh, bellissimo, bellissimo incontro. In verità non era il corteo, non era un Matsuri per il Kanda Myojin, per il Kanda Jinja, ma per un altro santuario qui vicino, a quanto ho capito. Ma noi entriamo, a questo punto entriamo e diamo, prima di iniziare a parlare del legame tra questo santuario Shinto e anime e manga, che ovviamente è legato anche al fatto che è vicino ad Akihabara, diciamo, diamo un po', voglio darvi un po' di informazioni su questo santuario. Essenzialmente questo santuario risale a 1270 anni fa, però ovviamente questa non è la forma originaria. Lo sapete che in Giappone, anche per il via di incendi e terremoti, soprattutto luoghi religiosi come santuari e templi vengono ricostruiti ogni tot anni, anche perché sono fatti di legno essenzialmente, quindi va fatto anche a prescindere dalla situazione catastrofica, insomma, vanno rifatti. Quindi questo, insomma, è più recente, però è stato fondato 1270 anni fa. Vengono venerati in questo santuario 3 divinità, in verità, ovvero una è Daikokuten, un'altra è Ebisu, grandissimo Ebisu, ormai ce lo troviamo sempre tra birra, magliette, jeans e zone di Tokyo, e anche Tairano Masakado. Ma cosa ha a che fare questo santuario con anime e manga? Beh, oltre al fatto di essere vicinissimo ad Akihabara, infatti 10 minuti a piedi e ci si arriva, lo consiglio a tutti, ultimamente è andato di moda tra gli otaku, perché uno dei personaggi di Love Live, Nozomi Tojo, è una sacerdotessa di questo santuario, appunto, nella serie. Ora, io non apprezzo moltissimo, anzi per niente, Love Live, però questo ha portato moltissimi fan della serie, fan di Love Live, qui a questo santuario. Tanto guardate che bella questa statua, ma la cosa particolare, appunto, è che troviamo queste Ema. Le Ema sono le tavolette votive, o comunque le tavolette in cui si chiede un desiderio, si esprime un desiderio, si fa un voto, piene di personaggi dell'animazione. E vediamone un po', alcune sono semplicemente comprate qua, questo credo sia quello ufficiale, infatti vedete, questo credo sia proprio di Love Live, se non sbaglio, potrebbe aiutarmi Yuriko su queste. Altre sono disegnate molto molto bene, guardate, vediamone, guardate anche Pop Te Pipiccu. Sono tantissime, vedete, sono tantissime, vedete, ognuna ha i suoi desideri, ma vediamo quelle un po' più otaku, appunto. Guardate però che bei disegni, ragazzi, su questi Ema, veramente belli, belli, belli. Cavolo, vi faccio vedere tutti per bene perché meritano tantissimo, ragazzi. E li hanno tutti, credo, fatti direttamente qui al tempio, qui al santuario, perché è veramente notevole, ragazzi, notevole, notevole. Veramente belli, ragazzi, questa è una bella cosa, questa è un'ottima cosa, perché va detto che con questa trovata, perché effettivamente è una trovata pubblicitaria, secondo me hanno trovato un modo, hanno fatto in modo di avvicinare un pochino nuovamente i giovani agli antichi, insomma, all'antica religione giapponese, che poi è lo Shinto, insomma, essenzialmente. A vedere da bellissimi disegni che ci sono in questi Ema, voglio dire, spero stia funzionando, quindi ha sicuramente un lato molto positivo. Guardate, ora faccio vedere proprio una carrellata,
perché merita veramente tantissimo. Guardate, guardate, molto belli, molto belli. Certo, vedere un disegno del genere in un luogo che dovrebbe essere sacro, insomma, fa il suo effetto, però veramente, veramente belli. Niente male, niente male. Lo conosciate sto posto? Guardate questo colorato, guardate che bello, guardate che bello. Fantastico, ragazzi. No vabbè ragazzi, questo a tema Final Fantasy è una cosa allucinante. Guardate, guardate, sono tre, anzi quattro, poi vedrete, tutti collegati fra loro. Madonna ragazzi, e poi sbadabam. No raga, fantastico raga, questa è un'opera d'arte, questa è un'opera d'arte ragazzi. Mamma mia ragazzi, che ficata. Anche questo è bellissimo ragazzi, mamma mia, mamma mia. Vediamo qua sotto, oh bello, bello questo anche, coso Matsukun. Eccezionali ragazzi, sono veramente euforico ragazzi, sono euforico. E poi c'è questo di Mononoke Hime, veramente eccezionale, no, ora vi faccio vedere tutti, tutti proprio. Anzi ora metto una bella canzone di qualche anime e ve li sparate con calma. Intanto vi faccio notare che c'è il ciondolino per il cellulare del Namazu, della mia ricerca essenzialmente. Poi vediamo, ci sono anche, dovrebbero essere gli Umamori Otaku. La signora l'ha comprata, intanto ecco qui, eccoli. Guardate, questo è tutto il merchandise Otaku del Jinja, con tutti i personaggi che vedete. Guardate, questi sono Umamori 800 yen l'uno, niente male, niente male. Questa è anche di Rirakuma. Vedete quelli che abbiamo visto prima, invece Yema, che abbiamo visto appesi prima, li vendono, vedete? Fighi, 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 questo di Love Live. E quindi insomma una cosa ufficiale, ufficialissima, merchandise ufficiale. Vedete qua abbiamo altre bandiere con altri personaggi, vedete, immagino comunque si siano tutte rivisitazioni da tutti i personaggi di Love Live, immagino, quindi... Non so, scrivetemelo nei commenti, come sempre, che non, molte cose non le so ormai. Appunto io sono rimasto agli anni 90, 2000, 2010, diciamo. Però stanno qui all'entrata del tempio, guardate, belle svolazzanti. Probabilmente a molti di voi interesseranno. E continuiamo un altro po'. Vediamo cosa troviamo. Ci stanno altri, vedete, un altro banchetto, questo del merchandise non sacro, diciamo, con vedete tutti i vari ciondolini, tutti i vari strap per il cellulare,
o un po' di tutto, insomma, tutto questo tipo di merchandise, magliette addirittura e dolcetti vari. Che vederli qua in un santuario fa un po' effetto. E quindi, ragazzi, questo era il Kanda Jinja, il Kanda Myojin. Spero vi sia piaciuto, ma non è finita qua la puntata, perché ho un'altra sorpresa per voi, un'altra chicca legata allo shintoismo, allo Shinto e a Akihabara. La vediamo subito. E come ultima chicca vi faccio vedere un super santuario nascosto qui a Akihabara. Vedete, siamo vicini al Don Quixote, quello delle AKB48, cioè proprio la base delle AKB48, come Donkey, perché Donkey già abbiamo parlato. Vedete, qua ci sta questo negozio di action figure, vedete, Anime Liberty c'è scritto. Entriamo qua dentro, ricordatelo, perché questo ve lo lascio un po' misterioso, lo dovete cercare da solo. Entriamo, vedete, stanno tutte varie macchinette, come sempre, con il locker e cose varie. Vedete, ma dove sta sto santuario? Dove sta sto santuario? Ecco, vedete, qua c'è questa stradina, questa microstradina. Si entra, già si inizia a intravedere, a dire la verità. E qui c'è questo Hanabusa Inari Jinja, santuario Hanabusa Inari, dedicato, vedete, sempre ai Inari. Vedete, stanno sempre le volpi. Abbiamo incontrato vari templi, vari santuari Inari, soprattutto quello là, ovviamente, di Kyoto, il più importante di tutti, Fushimi Inari. Ma questo è molto bello, perché sta questo tempietto, questo santuario, scusate, questo santuario rimasto qui, comunque, che è ormai circondato dai palazzi. Ed è questo un po' come la puntata invece aprire spinacio, soltanto che in quel caso anche, insomma, è una situazione molto simile. Una volta avevano portato il santuario sopra, perché era vero il fatto che hanno portato il santuario sopra il centro commerciale. In questo caso invece esiste ancora, resiste qua in mezzo alla città, in mezzo ad Akihabara, in mezzo a Yotaku, vedete, in questa stradina strettissima, e sta qui. Quindi riuscirete a trovarlo? Io vi lascio il nome comunque, così magari con Google Maps ci arrivate tranquillamente. Vi dà. Entriamo un attimo. Ed ecco, vedete, c'è anche un'offerta, qualcuno ha fatto un'offerta, quindi in verità è ancora frequentato, è abbastanza pulito, vedete, hanno messo le volpi in gabbia, ma insomma, raga, ma chi ve le porta queste ricche? E quindi, ragazzi, questi erano i santuari di Akiba. Io vi consiglio di andarci, perché sono veramente delle particolarità. Una volta, tanto ci venite sicuramente, se una volta venite a Tokyo andrete sicuramente qui ad Akihabara, quindi veniteci, è interessante, una cosa che pochi hanno fatto vedere finora. Fatemi sapere cosa ne pensate. Tra l'altro, io alla fine ho comprato questo sonaglietto per il cellulare con il Namazu, con il pesce gatto dei terremoti, per appunto scacciare via i terremoti in questo caso. Prima o poi ne devo parlare, prima o poi, ragazzi, farò la puntata sul Jishin Namazu, sul Namazu dei terremoti, il pesce gatto dei terremoti. Abbiate fede. Detto questo, da Vivi Giappone è tutto, spero vi sia piaciuta la puntata. Come sempre, quindi, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate e a frappè. Se ricordate bene, l'ho fatto anche io, una puntata che vi lascio adesso. È pesante, raga, questo lo devono portare fino all'altare, tutto così, guardate. E vi giuro, ragazzi, che fa un caldo della Madonna oggi, faranno almeno 30 gradi, non è cosa facile.